Bentrovati più Metal Nerds. Ciao ciao. Oggi vi parlo di Ju-On. Avete visto il titolo, come al solito, e vi starete chiedendo, se non lo sapete già, di cosa diamine sto parlando, perché magari qualcuno di voi conosce il titolo perché è una serie di film giapponesi, o come sottotitolo della serie The Grudge, la versione americana. In realtà vi parlerò della serie televisiva che trovate su Netflix. Sigla! La serie televisiva non è uscita ieri, in realtà è uscita un po' di tempo fa e l'avevo messa in lista, poi ovviamente come tutte le cose richiede un certo mood, quindi nel momento in cui sono entrato nella giusta forma mentis per guardare questo tipo di produzione mi sono messo lì e l'ho guardata e devo dire che l'ho divorata abbastanza rapidamente. Come vi dicevo nell'intro, la serie di Ju-On è una serie di film horror giapponesi molto famosa perché comunque diciamo che la dualità è Ju-On The Ring, per capirci. Ju-On è più sullo stile della casa stregata, anche se in realtà non è proprio la casa in sé, comunque è più sullo stile della casa maledetta, è stata poi fatta la versione invece The Grudge americana, di cui forse vi ricorderete c'era anche Sarah Michelle Gellar. Non è tanto del film in sé, della saga di film che ha la sua storia e il suo proseguimento che voglio parlare, appunto, ma della serie televisiva che in realtà si pone come prequel a quelli che sono invece i film della serie, che tra l'altro sono anche parecchi, alcuni belli, alcuni pseudo ridicoli, come Sadako vs Kayako, che sono le due tipe protagoniste, no? Delle due franchise di Ju-On e di The Ring, che per vari motivi si trovano a, diciamo, lottare, chiamiamolo così, ed è buffo, anche se in realtà il film mi ha divertito parecchio, però sono un po' quelle operazioni tipo Freddy vs Jason, no? Cioè, va bene tutto, però dai, ce l'abbiamo. Ecco, come dicevo prima, è un prequel, quindi narra la serie televisiva di tutti quegli eventi che si sono svolti prima del primo film e che hanno portato la fama di questa casa a crescere sempre di più, pur nel suo anonimato, perché in realtà è una di quelle case maledette che tutti sanno che è maledetta, ma che poi sembra quasi tutti che si dimenticano un po' che esiste, un po' che è maledetta, anche se in realtà continuano a saperlo. E quindi quello che vediamo sono le vicende dei vari proprietari, ma non solo loro, che si avventurano in questa casa. Nel film di Ju-On ci sono degli spiriti, che però hanno anche ovviamente forma fisica molte volte, che infestano questa casa e che ovviamente danno problemi ai inquilini. Vediamo come sono nati questi spiriti, anche se nel film ce lo dicono, ma non del tutto. Qui andiamo proprio più in profondità e andiamo a scoprire proprio perché ci sono questi spiriti e come sono finiti lì e perché sono rimasti lì e perché sono così tanti ingaggiati col mondo. Tecnicamente non ho molto da dire. Allora, magari un giorno, se mi vengono i 10.000 minuti, possiamo fare un bel video dedicato al tipo di horror asiatico, che comprende ovviamente anche quello giapponese, anche se i maestri indiscussi sono quelli coreani, e le differenze che ci sono rispetto agli horror occidentali, che in realtà un pochino negli ultimi anni hanno cercato di prendere da quelli asiatici. La serie televisiva di Ju-On in realtà non è così tanto horror, è più un thrilling, è più un drammatico. C'è una componente horror, c'è qualche inquadratura, qualche scena tipicamente da film horror, ma sostanzialmente non lo posso definire horror come può essere un film. Il suo scopo non è tanto spaventarvi, perché secondo me ci può riuscire solo qualche volta. È infastidirvi, è darvi il senso di disagio, è qualcosa di... è più l'oppressione e il disagio, che non è per forza legato all'horror, ma a quello che state guardando e ad alcuni personaggi rappresentati, che sono veramente personaggi gretti. E
Per questo che tecnicamente è fatto bene, perché secondo me le inquadrature, la fotografia, così figlie di un certo tipo di cinematografia horror giapponese, ben si sposano con una narrazione che è solo a tratti horror, ma che invece spesso e volentieri tratta di storie forse un pochino più sull'investigativo, un po' su queste cose qua. Ma in generale il taglio, di quello che è il comparto tecnico è quello da film horror. Che non richiede particolari effetti speciali, ma tanto trucco e un po' di post-produzione. Beh, il tema portante sarebbe quasi da dire che è lo stesso della trama, cioè la creazione dei personaggi che poi infesteranno la casa di Ju-on, ma in realtà no. In realtà il tema portante sono le persone che fanno schifo, sostanzialmente. Ci troviamo davanti ad alcuni esempi di persone che, a prescindere dalla casa, quindi senza l'influenza maligna della casa, il più delle volte, si comportano in maniera terribile, ma non sono persone non reali, capite? Cioè, non stiamo parlando di qualcosa che non può esistere, quindi non è il mostro immortale, non è la tipa che nel film scendeva le scale, no, all'indietro con... No, non è quello, ragazzi, cioè, sono proprio persone che potrebbero esistere veramente, esistono veramente, semplicemente che vengono un po' attirate dalla casa e che quindi sembrano essere particolarmente attratte, no? Dalla casa, e quindi gli eventi tornano a girare molto su se stessi, ma in realtà sono cose che potrebbero accadere realmente ovunque, la maggior parte. Altre invece sono veicolati dalla casa, e allora quelle prendono una parvenza un pochino più soprannaturale, ma quello è un po' un altro discorso. Il problema proprio è lo schifo umano, ed è quello che vi dicevo, vi genererà più il disagio più che l'horror del film. Quindi il tema portante è quello lì. Abbandonato completamente il discorso horror legato invece alle scene più raccapriccianti e quant'altro, di cui qua c'è qualcosa, ma veramente poco. Io è una serie che mi sento di consigliarvi, ovviamente se vi piace il genere horror, ma non aspettatevi, come vi dicevo prima, una serie prettamente horror. Anche se appunto lo ricorda. È una serie che è bella perché dà certi spunti di riflessione, se vogliamo, e vi mette davanti a certe situazioni poco belle, ma appunto dicevo prima realistiche. Ci sono delle cadute di stile, una su tutte non ve la dico perché è un video spoiler free, però nel contesto generale ci sta. Ovviamente tutto ciò va sempre visto nell'ottica della serie televisiva giapponese, ok? Quindi esattamente come i film di Ju-on hanno un ritmo diverso da The Grudge, anche qui la serie televisiva si prende i suoi tempi per approfondire sia le persone, sia le inquadrature, sia gli eventi. Quindi non aspettatevi una serie veloce, perché non è proprio dello stile dei giappi. È una serie che, mentre si racconta, dà modo di pensare, di comunque fare le proprie conclusioni e tutto il resto, quindi guardatela in questo senso. Le scene invece un pochino più verso il gore, che poi in realtà non sono molto gore, perché di gore c'è molto poco, sono ovviamente lì per ricordare che comunque è figlio di un genere horror, e idem alcune inquadrature, alcune scene che sono spiccatamente horror, ma non sono quelle preminenti. Va detto che tutto quello che viene raccontato, poi si chiude col discorso del film, ma è una cosa dopo, quindi voi il film potete anche non averlo visto, non è un problema assolutamente. Io gli do un bel 7,5 perché, beh, ci sono delle cose che potevano essere evitate, secondo me, e che abbassano un pochino il voto, altrimenti sarebbe stato 8. Ma nel complesso 7,5 ci sta, perché per il tipo di produzione secondo me è buona, cioè dà bene l'idea, però boh, può non piacere a tutti, e soprattutto chi ho visto che molta gente si aspettava di ritrovare i classici
personaggi e scene del film, e di questo insomma non vi sto a parlare, però comunque non ci sono, se ci sono sono appena accennati, ma proprio perché stiamo parlando di cose che avvengono prima e quindi non ha senso che ci siano certe scene perché non esistono ancora quei personaggi, no? O comunque se esistono sono lì da poco, quindi non ha senso che esistano. Quindi ve la consiglio. A meno che ovviamente già il cinema horror giapponese vi faccia schifo, beh, in quel caso lì lasciate stare, però non so neanche se avete visto il video a questo punto, perché non sarebbe interessante. Non ho nient'altro da dirvi, il video dovrebbe essere mediamente veloce, sì, più o meno. Come al solito iscrivetevi al canale, spammate il video, Instagram, Telegram, se vi ricordo di mettervi il link, e quant'altro. Tanta birra e prosperità, alla prossima, ciao ciao! Video games.